Ciao ragazzi, nuovo video speciale e ci tengo tantissimo a fare questo video per parlarvi di una cosa che è successa un po' di giorni fa. Pensavo di fare questo video un po' chiacchiericcio con voi per spiegarvi un po' di cose a cui tengo veramente tantissimo e veramente lo volevo fare da un sacco di tempo, lo rimando un po' perché il tema alimentazione è sempre un po' particolare, però io sono fiduciosa, cerco sempre di dare un messaggio sano. Cerco sempre di indirizzare la cosa verso la discussione per cercare degli spunti piuttosto che polemizzare inutilmente. Però insomma oggi parlavo un po' di polemica, non fa nulla, ogni tanto ci sta. Ci tengo a essere chiara sui messaggi che voglio dare, dato che mi seguono tante ragazze anche piccoline, dato che sono seguita da tante persone, mi rendo conto, voglio che siano ben chiari i messaggi che voglio dare, ci tengo tantissimo. Allora, cosa è successo? Qualche giorno fa io ho pubblicato un post: dimagrire senza dieta è possibile, casomai vi lascio il link del post nel box informazione per farvi vedere cosa c'era scritto di così assurdo e così peccaminoso, perché veramente ci sono stati praticamente dei commenti molto pesanti, molto aggressivi, con toni molto aggressivi nei miei confronti e con veramente tanti insulti, tante cose pesanti. Quindi adesso assieme a voi voglio capire il perché di questo fenomeno, voglio capire cosa sta succedendo, insomma, e spiegare, rendermi, insomma, chiarire un po' di cose, anche se penso che chi mi segue e mi segue davvero con affetto e mi supporta ogni giorno già sa come la penso, quindi conosce bene io i miei messaggi, quindi queste qua sono un po' polemiche fini a se stesse, giusto per voler screditare, però mi rendo conto che comunque ogni tanto c'è bisogno di mettere fine a, perché però veramente, cioè, non può essere un putiferio di insulti, di polemiche e cioè non penso di meritarmi questi insulti. Quindi il livello dei commenti è questo qua: sei un cesso, sei brutta, le ossa dalle cani, meglio un filo di cellulite che un manico di scopa come te. Ragazze, le braccia fanno impressione, tanto sono sottili, perché ho messo delle foto, molto spesso metto le foto di un mio outfit oppure del mio corpo, foto al mare, e subito con questi commenti: troppo magra, anoressica, cose abbastanza pesanti, mangia, queste cose qua. Allora, a me, io prima di tutto, io sorrido, perché veramente quando mi si dice mangia, io veramente vorrei far stare le persone con me durante la giornata per far vedere io quanto mangio, che veramente andare al ristorante con me in pizzeria significa mangiare molto, che veramente mangio e mangio molto. Ho un metabolismo molto veloce, che si è velocizzato proprio col tempo, proprio perché mangiando molto, perché vi ho sempre detto, sto leggendo qua perché ci ho scritto tutte le cose che vi voglio dire. Vi volevo dire questa cosa, che il mio obiettivo non è dimagrire, perché molto spesso alcune persone mi dicono: ah, a furia di dimagrire sei diventata un cesso, un manico di scopa, senza fome, tutte queste cose qua. Io non so se ve l'ho mai detto, ma il mio modello appunto a cui mi ispiro è un fisico abbastanza scolpito, tonico, muscoloso. Infatti proprio per questo mi alleno, vado in palestra appunto perché mi piacciono molto le curve, molto i muscoli, insomma. Quindi io mangio proprio molto, faccio una dieta molto ricca appunto per crescere fisicamente e per aumentare la massa muscolare. Quindi persone che pensano che io sia a dieta e viva mangiando insalate quotidianamente sbagliano veramente tanto, perché io mangio e mangio molto, a parte il fatto che mi piace proprio molto mangiare, cioè sono un amante proprio del cibo, e questo lo dico perché alcune persone addirittura mi hanno detto anoressica, mi hanno dato dell'anoressica. Poi sta cosa diciamo che io non ne parlo spesso perché ho veramente anche paura a nominarla questa parola, perché l'anoressia è una malattia. Molto spesso le persone te la dicono come per dire magra, ma dici troppo magra, non dire anoressica a una persona, perché è come se le dessi malata, perché l'anoressia è una malattia ed è una malattia che uccide di cui si muore di anoressia, ahimè, ed è una vera e propria malattia, cioè, quindi bisogna andarci piano con le parole, perché dall'altro lato c'è qualcuno che se veramente fosse anoressico, no? Non è il mio caso, leggo su internet a volte di alcune persone si dà dell'anoressica, è comunque offensivo perché vuol dire che è una persona malata, se invece non lo è le stai dando della malata, quindi secondo me è una mancanza di rispetto ed è una cosa che proprio non si dovrebbe nominare. Vi ripeto, ho proprio paura a nominarla perché è una cosa proprio brutta, è una malattia e quindi assolutamente lasciamola stare dove sta. E poi la cosa che mi fa strano è il fatto che nel mio posto, ce l'ho qua davanti, dimagrire senza dieta, io non ho detto, cioè assolutamente non ho detto nulla di sbagliato, di così strano, ho sempre detto quello che, in cui credo da tanto tempo e che vi dico, cioè che secondo me per stare in forma bisogna mangiare sano e quindi non bisogna fare le diete, dimagrire senza dieta, dimagrire mangiando, io ci credo fermamente e ci credono i migliori nutrizionisti, le persone veramente veramente esperte in questo. Mi dicono a volte che ho dei messaggi sbagliati, no? Che le ragazzine ti seguono, ti vogliono emulare, ma secondo me se mi emulano si trovano bene, perché io nel mio post io gli ho scritto ragazze, un trucchetto per stare in forma è quello di fare 5 pasti al giorno, così il vostro metabolismo è attivo, non fissatevi sulle calorie. Poi andate a leggere, vi lascio il link, ve lo leggo un poco così sommariamente. Non fissatevi sulle calorie, non fatevene una malattia, come vi dico sempre è importante considerare il profilo nutrizionale completo degli alimenti, non solo le calorie. Ad esempio è inutile contare le calorie di una banana che non hanno lo stesso valore di quello di una ciambella al cioccolato, quindi c'è persone che mi dicono che do un messaggio sbagliato, ma non mi pare, perché anzi sotto ad esempio ai miei video delle ricette che faccio sul mio secondo canale, no? Faccio tante ricette light, leggere ma comunque sane, non ho mai fatto la ricetta di una cosa super dietetica schifosa, anzi faccio sempre tutte cose colorate, tutte cose belle, che tutte le ragazze mi dicono ah mi viene tanta voglia di farlo, mi è venuta fame vedendo i tuoi video, quindi penso che proprio sto messaggio sbagliato non lo do prova, adesso faccio vedere il video a mia mamma così mia mamma me lo prepara, quindi più che altro faccio venire fame alle persone, quindi assolutamente non è vero. E quindi io non ho mai parlato di calorie, non ho mai detto il mio peso, non ho mai parlato delle calorie nelle mie ricette, nei miei post, nei miei video, mai. Ho sempre dato semplicemente consigli per stare in forma e non vedo perché mi devo beccare questi commenti, questi insulti, le ossa dalle cani, se tu proprio maga fai schifo, ma delle cose proprio pesanti. Penso che lo stesso rispetto che si ha per le persone magari un po' in sovrappeso si debba avere per quelle magre, perché come io e chiunque giustamente non vai a dire sotto una foto di una un po' grassottella, non gli vai a dire ah, sei una cicciona, fai schifo, assolutamente non mi verrebbe mai di dirlo. E perché a una invece che è magra gli puoi dire ah, le ossa dalle cane, fai schifo, sei troppo magra? Secondo me bisogna avere lo stesso rispetto. Io a volte mi rendo conto di questa cosa, che magari posso stare, non lo so, è strano, è stupido da dirlo, però mi sono resa conto di questa cosa, che magari puoi stare un po' antipatica alle persone perché non hai l'immagine del corpo, l'immagine fisica magari con un po' di forme, con un po' qualche chiletto in più, no? È più rassicurante, è più insomma come immagine, perché sono magra, insomma, e sto in forma, cerco di stare in forma, mi devo beccare questi commenti pieni di aggressività e di astio, proprio come, non lo so, come chissà io che avessi fatto di male. È brutto, a volte dico vabbè, piacerebbe insomma essere un po' più in carne, un po' più così, giusto per magari non sentirmi in questo modo, perché è davvero brutta, perché ovviamente la persona un po' più grassottella non può suscitare invidia e astio. Ad esempio Belen, no? Considerando Belen che ha un fisico, insomma una persona che ha un bel fisico così, si becca molti insulti e molte molte cattiverie, e secondo me sono gran parte riconducibili all'invidia. Cioè, se Belen avesse un fisico un po' più grassottello, un po' più così da ragazza della porta accanto, non ci sarebbero così tanti insulti, secondo me, perché a volte, ahimè, alcune donne sono un po' questo un po' non voglio dire invidiose, però un po' cattivelle, cosa che secondo me è sbagliata, perché quando vedi una donna che sta in forma e che è bella, no? Tipo lei o qualsiasi altra donna, che nei miei modelli sono quelle là belle muscolose, toniche, con dei bei glutei, belle forme, e io le ammiro e cerco di ispirarmi a loro e di insomma di ammirarle, non provo invidia. Quindi secondo me bisogna provare ammirazione, non invidia, quindi per migliorarsi senza avere astio nei confronti di queste persone che poi in effetti non ci hanno fatto nulla di male. E quindi volevo dire questa cosa: non è detto che una persona perché è magra è anoressica, che tutte le persone magre non mangiano. Ci sono anche le persone magre che però mangiano e mangiano molto, e sono magre perché hanno un buon metabolismo, sono magre perché fanno sport, perché hanno trovato un equilibrio fra mangiare e stare in forma. E non è giusto offendere dicendo: ragazza, ti spezzi, sei sotto un po' magra, fai schifo, le ossa, perché non sappiamo, ragazzi, dietro quella persona cosa c'è. Se c'è una persona che magari, non è il mio caso, poi ci sono alcune persone che magari non riescono a mangiare tanto, si sforzano ma non riescono. Nel mio caso, perché mi piace tantissimo mangiare, però non lo sappiamo se una persona è troppo magra perché ha qualche problema e magari, non lo so, non gli piace mangiare, non riesce a mangiare. Insomma, non tutte le persone, non siamo tutti uguali, bisogna avere rispetto, perché non sappiamo cosa c'è dietro al computer e dietro quella foto. C'è una persona. Io ho fatto vedere poi nel videovlog che ho fatto della mia vacanza, io non rinuncio a nulla. È vero che faccio un'alimentazione sana, no? Che quindi principalmente mangio ingredienti sani, e che, attenzione, sano non vuol dire light, bisogna anche fare attenzione a questo, che molto spesso si fa confusione fra sano, light, vegano. Insomma, non sono esattamente la stessa cosa. Un cibo può essere oppure bio. Ah, ma tu mangi bio, allora perciò vuol dire che non mangi, perché come se bio fosse light. No, ragazzi, bio significa che è di agricoltura biologica, ma non vuol dire che è light. È sano, ma non vuol dire che è light. Quindi se tu mangi bio ma mangi molto bio, ti ingrassi comunque. Quindi questo, ci tengo a dire questa cosa. E io comunque ho fatto vedere che ho